Salve a tutti ragazzi, un saluto da Valmont. Riprendiamo subito il nostro gameplay. Irish, le persone di cui hai parlato, quelle a casa, chi sono? Mia moglie e tre bambini. Ah, madonna. Ti dà da fare, amico, eh? Ah, porca puttana. Già, è enorme. Avremo esplosivi a sufficienza. Sì, se li piazziamo bene. Cominciamo da qui e piazziamo le cariche lungo tutta la diga? Vedi in mezzo? Sembra un punto debole. Piazzeremo lì la carica primaria. Cos'è? Sei laureato in ingegneria? Io sono laureato in ingegneria come tu lo sei in medicina. Io sono laureata in medicina. Senti, ma sei sicuro? La sventriamo dall'interno. Siamo pronti? Sì. Forza, Recca. Merda, da dove cazzo è arrivato? Che bello. Non vi possono dare missioni migliori che farmi saltare giù dighe e robe. Ah, che bel gioco, ragazzi. Se volete spaccare tutto e distruggere roba avanti per tutta la partita, dovete andare su Battlefield 4. Aspettiamo che se ne vada l'elicottero, dopodiché facciamo un gran casino. Andiamo, andiamo, niente paura! Siamo solamente 3 contro 50! Ce la possiamo fare! Forse ho fatto una stronzata, ma va bene lo stesso! Cazzo! Hanno rotto la copertura! Ok, adesso ricarico e adesso sparando. Ok, finora tutto liscio. Ma la torretta pista non la posso spostare, tipo. Io devo essere al riparo. Tiro le macchine. Questo neanche mi stava cacando. Lo zero. Ancora i russi e i cinesi messi assieme. Ho già finito le armi di un fucile. Tutto a posto! È stato facile, dai. Nulla di così complicato. A manocchio l'elicottero, non ho deciso di spararci contro. Guarda un po' cosa ho trovato. Che mira di merda! Cavolo, si è salvato! Oh! Che colpo, Reke! Allora, ricarichiamoci di nuovo le munizioni. Abbiamo sbloccato un fucile a pompa di cui non ce ne faremo assolutamente nulla. Ma va bene lo stesso, procediamo. Ok, ti guardo le spalle. Cerca un modo per entrare. Di qua. Perfetto.
Da sopra e sotto direi sopra. Quindi voi che siete sotto mi coprite che sono quando sono sopra. Genius proprio. Che mezzo sghibriozza! Mi sghibriozzo io ora! Quando non c'è una strada, il C4 dovrebbe essere la soluzione, se il gioco te lo permette. Che figura di merda, oh merda! Sono rimasto con 2 punti vita. Si è mancato veramente poco. In ogni caso il fatto che non sono riuscito a rompere il muro con quel C4 spiega ancora di più come il gioco sia molto schiettato, cioè, non c'è vero margine di scelta sull'azione. Cavolo. Cavolo. Ok, a posto. Dovremmo essere sopra l'area della carica primaria. Ehi, Rack, qui c'è un ascensore. Perfetto. Lo ammetto, Anna, sai il fatto tuo. Gli agenti dei programmi di protezione di solito non sono così in gamba in azione. Non che avessi molta scelta, Irish. Andiamo, qui non si tratta solo di essere con le spalle al muro. Tu stai andando alla grande, ok, lo so. L'agente segreto deve fare il duro. Scusa. La forza dell'abitudine. Lo capisco. Non ho sempre fatto parte della sicurezza di Ginger. Mi sono fatta volontaria e mi hanno trasferita. Ma dove? Bel tentativo, Irish. Una ragazza deve avere i suoi segreti. Tu non mi riveleresti mai tutto su Tombstone. Vero. Che sia chiaro. Chang è nostro nemico e siamo dalla stessa parte. Ma quando tutto questo sarà finito... E noi avremo vinto. Beh, io credo che... Andrai in pensione? Non lo dire perché morirai dopo 2 minuti. Ah, ok. Non posso dimenticare chi sono e da dove vengo. Sì, ho capito, Anna. Beh, ma che cazzo? La corrente. Hanno tolto la corrente. Carichiamoci le munizioni. Cazzo, fuori subito, via, via, via! Dobbiamo piazzare gli esplosivi! Qui? Ok! Poi ti copriamo le spalle! Cazzo, nemici, Anna, muoviti! Vai, c'è qui, coprila! Passiamo gli esplosivi! E vai! Per saltare saltare una linea del genere. Sta quando così ci vogliono. Ci siamo, corridoio libero. Ehi, dobbiamo piantare la seconda carica. Ci penso voi, io. Copriamo noi. Uscita libera. Breccia. Ok. Si sono pure messi in fila, che gentile. Fanculo, non è... Forza. Sapevo che voleva spararmi. Nemici, sulle impalcature! Ammazzali, Rager! Uscita dello schieratore! Piazzerò la terza carica! Oh merda! Che cavolo! Ma che bug! Di nuovo! Soldati che si nascondono dietro altri soldati. Hanno un tiro al bersaglio. Abbiamo già preso la medaglia d'oro.
il QB188. L'ascensore non funziona. Speriamo che le impalcature ci portino fuori. Via! Ok. Chi è che si spaventa? È caduto qualcuno? Guardare l'altezza, muoviti, ragazzi. Muoviti. Ma siamo seri? Ottimo piano, Anna. Piccolo cieco del cazzo. Adesso mai più, Wrecker. Ma sei seria? Ecco, lo sapevo. Ma stiamo scherzando? Io devo saltare lì. Ottimo piano, Anna. Un piccolo cerco del cazzo. Dobbiamo fare col C4. Ho capito. Perché? Perché devo far saltare? Che cosa è successo? Ho sentito solo due esplosioni. Maledizione. Forza. Oh! Ci è mancato poco. Sì, adesso? Era ovvio che sarebbe successo. Oltre alle macerie che ci sarebbero dovute arrivare in testa, quindi morire sul colpo. Dopo una caduta del genere non è possibile sopravvivere. Ah, io ho preso una craniata. Ho sentito il rumore metallico. Si è fatto un bel bagno. Ho salvato Irish da qualcosa di cui non parleremo. Sei davvero fortunato, proprio come un irlandese vero. Magari. Guarda. Andiamo, che ritorni. Forza, Wrecker. Andiamo, bello. Che sia Greenland. Credo di sì. Ci deve un passaggio. Avanti. Gli abbiamo praticamente vinto la guerra. Speriamo che Gingis sia sicuro. Passaggio, Kumba! Beh? Scende oppure star lì su per tutta la vita? Ah, ok. Mi aspetto un razzo in 3, 2, 1... No? Vi avevo detto che le rivolevo indietro, no? Brutti figli di una puttana ingrata. Cazzo, vi ammazzerei con le mie mani, se solo potessi. Ben fatto, Wrecker. Le difese russe sono andate, i cieli sono di nuovo nostri. Maggiore, circa il nostro passaggio... Avrete, ve l'ho detto. Vi serviva un trasporto verso ovest, no? Si parte tra 2 minuti. Perfetto. TikTok, bastardi, forza. Che cavolo c'è qua dentro? Ah! Grazie. La USS Valkyrie si dirige verso il canale di Suez. Tranquilli, arriverete a Suez, ma alla vostra nave servirà più aiuto possibile. Cazzo vuol dire? Ehi, modera il linguaggio con me. I cinesi hanno occupato la parte nord del canale, ma noi vogliamo riprenderci. La vostra nave sarà in un mare di merda. Buona fortuna. Grazie, maggiore. No, grazie a voi, bastardi. Portateli via! Se Chang ha preso il canale, Jinjie finirà nelle sue mani. Dobbiamo raggiungerlo. È stato meglio affogare. Tutto ok? Irish. È perché ti piace lo scotch? Ah, non regge l'altezza, è vero. È anni che non tocco l'acqua. Allora perché sei davvero irlandese? No. Ok, ti dirò perché mi chiamano Irish.
per... Che... Che figata! Ci vediamo nel prossimo gameplay. Come sempre, votate e commentate. Alla prossima!